oggi in questa giornata di Quaresima ci farà bene domandarci: dov'è la mia fiducia? Nel Signore? O sono un pagano che confido nelle cose, nelle idole che io ho fatto? Ancora ho nome? Ho incominciato a perdere il nome e mi chiamo io, me, con me, per me, soltanto io. Quello me, per me, sempre quell'egoismo, io. Questo non ci dà salvezza. Alla fine c'è una porta di speranza per tutti quelli che si sono piantati nella fiducia nell'uomo o in se stessi, che hanno perso il nome. Alla fine, sempre c'è una possibilità. E quest'uomo, quando se ne è accorso che aveva perso il nome, aveva perso tutto, tutto, alza gli occhi e dice una sola parola: Padre. La risposta di Dio è una sola parola: Figlio. Se alcuni di noi nella vita di tanto avere fiducia nell'uomo e noi stessi finiamo per perdere il nome, per perdere questa dignità, ancora c'è la possibilità di dire questa parola che più di magica è, più è forte: Padre. Lui sempre ci aspetta per aprire una porta che noi non vediamo e ci dirà: Figlio. Chiediamo al Signore la grazia che a tutti noi ci dia la saggezza di avere fiducia soltanto in Lui, non nelle cose, nelle forze umane, soltanto in Lui. E se alcuni di noi, alcuni fratelli, noi, tanta gente, perde questa fiducia, che almeno abbia la luce di prendere questa parola che salva e apre una porta e sentire la voce del Padre che lo chiama Figlio.